E buongiorno a tutti. Oggi faccio le pulizie generali. Pulisco i vetri velocemente con Vetril. Questo è il Vetril con l'ammoniaca che è buono, però non mi piace più di tanto, ecco, preferisco Ajax. Però oggi pulisco con questo, che così finisco prima questo, ecco, prima di Ajax. È come mangiare un piatto, no? Prima finisci quello che non ti piace, dopo mangi quello che ti piace, ecco, più o meno così, ecco. Lenzuola non cambio perché ho cambiato un altro giorno, metto solo a prendere un po' d'aria, ecco. E io le mie pulizie continuo a fare con prima passare l'aspirapolvere, ecco. Non cambierò, ecco, preferisco fare così, è come una volta si usava la scopa, no? Prima passavi con la scopa e dopo lavavi i pavimenti, ecco, più o meno la stessa cosa, secondo me, ecco, poi ognuno pensa a modo suo. Però io passo l'aspirapolvere, ecco, non cambio. Qua invece i vetri sono puliti e pulisco solo il davanzale, ecco. E do una spolverata veloce. Poi dopo passo l'aspirapolvere, ecco. Poi ho visto che la mia aspirapolvere si stava già scaricando, non so come mai, si vede che non si è caricata bene. E allora velocemente è passato dappertutto con l'aspirapolvere, prima che si scarica, ecco. Dopo mi preparo una vaschetta con un po' di ammorbidente per spolverare e uno secchio con detersivo per i pavimenti e un po' di aceto per i pavimenti. Siccome ieri l'avevo già spolverato quasi dappertutto, oggi do una veloce passata, ecco, qua ad esempio è pulito, però pulisco lo stesso, ecco, già che ci sono. Poi lavo i pavimenti. Prima di tutto incomincio sempre sotto il letto e dopo lavo intorno, ecco. Faccio così anche con l'aspirapolvere. Prima passo l'aspirapolvere sotto il letto e dopo passo l'aspirapolvere anche intorno. Qua in cameretta invece spolvero perché ieri non ho spolverato con lo spruzzino che ho fatto. E a spolvero qua invece. Quello spruzzino che ho fatto l'ho lasciato in cucina perché secondo me sarà perfetto per la cucina perché sgrassa anche bene, ecco. E per spolverare invece secondo me basta usare anche meno sapone alga.
Però secondo me possiamo usare al posto di sapone alga, possiamo usare anche sapone di Marsiglia. La prossima volta proverò anche a fare così con sapone di Marsiglia. Intanto userò quello spruzzino lì, ecco. Ditemi voi come, se avete provato, se vi siete trovate bene, ecco, mi interessa, ecco. Ho visto che qualcuno mi ha detto che si è trovato bene con il spruzzino che vi ho fatto vedere per i vetri. È un spruzzino molto semplice, ecco, non ci vuole, cioè, ci vuole pochi ingredienti, ecco. Però io prima devo, dopo pulirò anche io così, ecco, però prima devo finire tutti i spruzzini che ho in casa, infatti, faccio fatica anche a finirli perché cioè, ci vuole poco, ecco. Ci vuole poco detersivo, però spero di finirli presto, ecco. Poi dopo innaffio tutte le mie piante, come mio solito non ho ancora portate fuori perché è venuto freschino, questi giorni qua, allora ho paura che prendano freddo. Anche non ho fatto neanche cambio di armadio, quello di Andrea, perché è venuto freddo. E allora prima di cominciare delle pulizie proprio grosse grosse, aspetto che vieni un po' più caldo, ecco, e porterò anche le mie piante fuori. E qua invece mentre stavo spolverando ho pensato di cambiare un pochettino, ecco, visto che è Pasqua, ci metto tipo questo uovo qua che mi ha regalato la mia amica, che è un uovo fatto a mano, ecco, non so chi l'ha fatto, però è un pensiero di mia amica e ci tengo, ecco. E tutti gli anni facevo un centro tavola con le uova così. Quest'anno sinceramente non ho neanche tanta voglia di tirare le uova, tutto quanto, più che altro quelle finte, no? Mi piacerebbe fare le uova come si faceva una volta, ecco. Può darsi se mi viene voglia le faccio, vi faccio vedere, ecco, se mi viene voglia, ecco. Anche perché dopo mi toccherà mangiare tutte a me. E niente, lascio le calle, mi piacciono moltissimo le calle, è un fiore bellissimo secondo me e sarà perfetto per questa Pasqua qua. E dopo lavo i pavimenti anche in sala. Poi ho lavato i pavimenti anche in cucina e dopo vado a pulire il bagno. Il bagno pulisco con la candeggina delicata, visto che la devo terminare, uso questa qua, ecco. Grazie.
poi un'altra cosa che vi volevo raccontare è che sapete che io adesso lavo tutto con sapone di Marsiglia, faccio lavatrice con sapone di Marsiglia, ecco. E io ho provato, prima usavo sempre Vanish o qualche smacchiatore prima, no? Tipo per lavare le tovaglie, ecco, macchiate di vino, caffè e pomodoro, no? Ultima volta ho provato a lavare tutte le mie cose molto macchiate solo con sapone di Marsiglia e aggiunto 2 cucchiai di percarbonato e niente, ho lavato a 90 gradi e si sono smacchiate tutte le tovaglie, ragazze, senza usare Vanish, senza usare nessun smacchiatore, ecco. Provateci, che secondo me è una cosa per carbonato è favoloso, secondo me. E semmai la prossima volta, quando avrò tante tovaglie, perché faccio lavatrice quando ho 3-4 tovaglie, tanti strofinacci, ecco, non faccio lavatrice con una tovaglia basta, ecco. E vi farò vedere come si smacchia tutta la roba, ecco. Perché secondo me interessa tanti, ecco, come smacchiare la roba. E poi, tra l'altro, usando solo Marsiglia, sapone di Marsiglia e solo percarbonato, secondo me anche i costi, no? Guardiamo quanto costa il detersivo oggi, ragazze, c'è da impazzire. Io anche smacchiatori costano tantissimo, io non li comprerò neanche quelle, ecco, laverò a temperature un po' più alte, userò percarbonato e basta, cioè, non comprerò neanche il Vanish, ecco. Io odio questa box doccia, questo box doccia perché guardate il silicone come è diventato giallo. Io non so se quelli che fanno quei lavori qua capiscono che il silicone è trasparente e dopo diventa giallo, ecco. Non fate mai mettere silicone trasparente, ragazze. Adesso guarderò se riusciamo, adesso parlerò con Andrea se riusciamo a tirarlo via questo qua e mettere un silicone bianco, perché guardate che lavoro. Secondo me
uomini che fanno questi lavori qua non capiscono niente, sinceramente. Le mie pulizie sono arrivate quasi al termine, adesso mi manca solo lavare i pavimenti in bagno e basta, metterò tutto a posto. Per queste pulizie qua, ragazze, ci ho messo un'oretta e mezzo più o meno, ecco, una pulita veloce, però ne avevo bisogno, ecco. Poi dopo rifaccio il letto, alcune finestre le chiudo, alcune lascio ancora aperte, tipo in sala lascio ancora aperto perché c'è il sole. Qua invece c'è l'ombra, c'è un po' più freschino, allora la finestra qua ad esempio chiudo. E niente ragazzi, spero che anche oggi vi ho fatto un po' di compagnia e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!